Wow! Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi. Ragazzi, oggi andrò a fare una buonissima parmigiana di zucchine in bianco, semplice semplice, ma veramente doc, gustosissima, eh? Allora, guardate questo video e non ve ne pentirete. Allora, per primis ci vogliono delle zucchine. Io in questo caso ho preso 6 zucchine, mi sono un po' agevolata, portate in avanti. E li ho pelati con il pelapatate, ovviamente, per farli belle fine fine. Poi ci vuole del pain carré, che adesso andremo a mettere o in un mixer o in un frullatore. Lo spezzettiamo e l'andiamo a inserire. Dopo ci vuole della menta a piacere e del basilico. Io ho preso una decina di foglie di basilico e 6-7 foglie di menta. E le andiamo a inserire sempre nel frullatore. A questo punto non ci rimane che frullare il tutto. Ebbene, una volta che abbiamo frullato, adesso andiamo a inserire dentro un 3 cucchiai di formaggio, belli abbondanti, eh? E andiamo a mescolare il tutto e nello stesso tempo andiamo anche a inserire pepe a piacere. Abbiamo mescolato il tutto, adesso prendiamo una teglia a piacere, quella mia è di 28 centimetri. Andiamo a inserire un po' d'olio e poi con un tovagliolo andiamo a spargere il tutto. Fatto questo, adesso mettiamo da parte il nostro tovagliolo e cominciamo a inserire la nostra zucchina. Mettiamo uno sopra l'altro. Una volta che abbiamo sistemato per bene le nostre zucchine, adesso andiamo a salare a piacere e poi andiamo a inserire una manciata del nostro intruglio che abbiamo formato, no? A questo punto prendiamo del prosciutto e lo andiamo ad adagiare sulle nostre fettine. Una volta che abbiamo sistemato il nostro prosciutto, adesso prendiamo delle fettine di scamorza e le andiamo ad adagiare sopra anch'esse. Adesso richiudiamo di nuovo con le nostre zucchine e facciamo la stessa procedura. Allora, finiamo l'ultimo strato, adesso saliamo, rimettiamo di nuovo il nostro pane. E poi finiamo con un filo d'olio. E siamo pronti per infornare. Adesso inforniamo a 200 gradi, forno statico per 30 minuti. Ebbene ragazzi, abbiamo sfornato la nostra parmigiana. Guardate un po' che delizia. Guardate un po'. Filante, croccante nello stesso momento e buona. Detto questo, spero tanto che la facciate perché è buona in qualsiasi occasione. Mi raccomando, ragazzi, spolliciamo alla grande e ci vediamo alla prossima. E come dico sempre, buon appetito!